Ciao ladies, benvenuti in un nuovo video dove scartiamo un calendario dell'avvento 2023. Questa volta si tratta di It's Maybelline New York. Sono andata a vedere e questo calendario ha subito un bel aumento di prezzo rispetto all'anno scorso, ma ad onore del vero io l'anno scorso ho scartato quello da 24 caselle. Quest'anno ho trovato quello da 31 e infatti ha tutto questo gioco meraviglioso di fireworks. Carino! Get ready for the new year, preparati per l'anno nuovo. Io ancora devo sinceramente capacitarmi del fatto che stia finendo il 2023. Cioè, boh, secondo me tipo a Capodanno festeggiamo l'entrata nel 2023. Non so se avete capito, io con la testa sto ancora così. E invece tra poco sarà il 2024. Cioè le persone nate negli anni 2000 hanno 24 anni. Questa è una truffa per me. Ma non è il Big Ben, è giustamente l'Empire State Building. In New York! Sempre scritto in tedesco, tutto viola, fucsia, pieno di glitter. E io oggi ho cercato di, come sempre, fare il cosplay tra le luci, i vestiti. Oggi ho messo anche questi brillantini fucsia. Andiamo a vedere però poi che cosa contiene davvero e il succo del calendario. Il costo di questo calendario è di 69,99€. Vi lascio qui sotto il link per acquistarlo e tutti i calendari che potete acquistare ancora disponibili. L'anno scorso ho preso quello da 24 appunto e veniva 59,99€. Abbiamo tipo 7 caselle in più, quindi speriamo che ne abbiano fatto buon uso di questo spazio extra. È gigante. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi. Questo è il momento per farlo. E adesso andiamo ad aprire il calendario. 3, 2, 1, iniziamo! Come sempre c'è un buon mix di caselline con il numero e ce ne sono altre con scritto. Allora, tipo questo lo so, Act, che è 8. Taizen, che numero è? Prendetevi una tazza di tè. Casellina numero 1, iniziamo subito. È un calendario che per me, stando sui 70€, esce dal low cost, ma è interessante perché è tipo l'unico che ci rimane fino alla fine dell'anno, che non finisce con il Natale, no? Quindi potrebbe essere interessante, secondo me, come calendario sul quale investire, se ci piacciono o ci interessano i prodotti che ci sono all'interno. Correttore cancella età di Maybelline, strafamoso. Questo qui c'è scritto 01, è un azzardo. Io dico sempre, correttori fondotinta, secondo me, non sono da mettere all'interno del calendario. 3 hours later. È molto molto chiaro, è per pelli fair, light. Può essere una bellissima casella per una pelle chiara, però sono sconvolta da come possano pensare di mettere una cosa del genere in un calendario dell'avvento che dovrebbe essere per tutti. Ecco, forse io lo posso anche utilizzare quando mi schiarisco. Non lo so, molto strana questa scelta. Numero 2, mini size del mascara The Colossal. Questo l'abbiamo trovato anche l'anno scorso sicuramente. Un mascolino molto molto classico, ma i mascara di Maybelline sono strafamosi e le sue mini size che ho trovato l'anno scorso mi sono state anche utili nei viaggi, devo ammetterlo. Questo è uno di quelli che però mi è piaciuto di meno. Numero 3, una matita labbra della linea Color Sensational 132 Sweet Pink, quindi un dolce rosa, e anche questa raga è chiarissima anche per me. È un rosino freddo, volendo si può utilizzare magari al centro delle labbra. Dovrebbe essere questo. Io so soltanto i numeri fino tipo a 10. L'amore per i Tokyo Hotel mi fece fare un corso di tedesco 2 mesi il pomeriggio al liceo. Che ricordi? The Express Finish, smalto trasparente che si asciuga in 30 secondi. Anche gli smalti di Maybelline godono di una popolarità per un top coat, per una lucidata finale, e si asciuga in pochi secondi. Quello doveva essere il mio numero, ma non è che mi è entusiasmata. Numero 5, numero 5. C'è scritto in tedesco Wimperni... no, Wimperzange. Wimperzange? No, non ho più pari idea. Pensa te, mi piace questa casella, un bel piegaciglia, e calcolate che è un prodotto che io non uso, un accessorio che io non uso, però raramente, anzi che io ricordi mai, l'abbiamo trovato all'interno di un calendario dell'avvento. È un accessorio che effettivamente tantissime persone utilizzano e sono riusciti a infilarci anche il fucsia. Mi piace trovare un piegaciglia, cioè tra tutti gli accessori che ogni anno troviamo, temperini, specchietti, solite cose, un bel piegaciglia ci sta. Questa chiama proprio tripletta perché sono 3 e sono tutte e 3 con il nome. Ora, io non ho sbatti di cercare se sono veramente 6, 7, 8. Rischieremo. 6, 7, 8, 9, 10. Questo era il mio ricordo, quindi saranno questi. 6, 7 e 8. Anche se mi dispiace includere la Madonna nella tripletta. Così cos'ha? Innanzitutto un bel mascara full size, e questo è assolutamente promosso perché è bello trovare un mascara full size. E questo è The Falsies Black Drama. Un mascara incentrato sul volume con uno scovolino molto
elastico. Una matita stupenda, 540 Hollywood Red, sempre del Color Sensational, e sono contenta anche, insomma, che abbiamo un bel rosso per le labbra, che sia un full size, che ha un colore molto diverso da quello di prima, un bel rosso ciliegia, perché fin qui ottime, ottime caselline. Questo è il Cheek Hit numero 20, un blush in crema, liquido in tubetto, che io però ho trovato l'anno scorso nel calendario di Maybelline, non so se in questo colore o in un altro colore, ma non si vedeva niente. Cioè, guardate quanto è più acceso il tubetto, il payoff è veramente veramente leggero, non è una formula che mi piace sulle guance, risulta un pochino disomogenea. Gel crema, perché anche gel non lavora bene, non è stato pensato al meglio, non mi piace la formula e il colore si vede poco, quindi è un prodotto che non mi piace. Ovviamente se non l'avessi trovato l'anno scorso, se non l'avessi provato, o se non l'avessi comprato, non l'avessi provato, non avrei potuto saperlo, già lo so, e rende la scatolina meno interessante, proprio la casella della Madonna o quello che era meno interessante. Sbaglio io per voi, come sempre. Numero 9, matita nera bella. La Tattoo Liner non è nera, infatti mi dicevo, è blu navy, un blu scuro marinaio, bella. L'avevamo trovata nera, mi era piaciuta tantissimo, avevamo trovato anche la mini size, l'ho portata in viaggio con me, io ho saltato di questa casella, così a caso. Andiamo a vedere la numero 10. Ah, a che senso? Inaspettata questa cosa. Super apprezzata, perché io ce l'ho da qualche... ce l'ho qui nel mio studio e la utilizzo per struccarmi spesso. Però non mi aspettavo di trovare Garnier all'interno di Maybelline. Piacevole, eh? Tutto in tedesco. Comunque è l'acqua micellare bifasica, se non erro. Struccante. La numero 11, Pesacchia. Uno smalto della linea Fast Gel, direi che è azzeccatissimo per i colori del calendario, viola, sapete che però non amo. Numero 12 abbiamo prodotto sul quale mi sono leggermente ricreduta quest'estate, ovvero lo Sky High di Maybelline, che per un periodo mi è piaciuto tantissimo, poi effettivamente quest'anno provando tanti altri mascara ho detto cavolo, però non è così speciale lo Sky High rispetto ad altri. Eppure appena l'avevo aperto lo utilizzavo tantissimo e mi piaceva un sacco. Sarà che si è rovinata la formula un pochino nel tempo, avendolo aperto da tanto? Non lo so, separa bene le ciglia, le allunga, però ho trovato di meglio. 13, e pesa tanto, quindi potrebbe esserci a questo punto un altro prodotto di Garnier. Non mi ricordo nulla di Maybelline che pesi così tanto. Mai vista questa cosa? Soft Makeup Remover, una lozione struccante. Devo dire, 150 ml, ancora più grande di quella prima. Sono comunque due struccanti, solo che questo c'è scritto che toglie anche il makeup waterproof, e essendo bifasico è vero, questo invece è più delicato. Ok, se ci fermiamo e non troviamo più struccanti, posso anche farmi andare bene due caselle simili, perché non sono proprio uguali uguali. Casellina 14. Qui credo che ci sia un color tattoo, esattamente, ma è Infinite White. L'anno scorso anche abbiamo trovato un color tattoo, che sono praticamente gli ombretti in crema in puttino di Maybelline, e non mi ricordo che colore abbiamo trovato, però era sempre chiaro, solo che questo c'è scritto proprio bianco. Ma non è tanto metallizzato, non è tanto riflettente, sembra tipo che mi sono sporcata col bianchetto, si vede tantissimo la pelle sotto, non va a fare comunque una copertura buona del... insomma della pelle sotto, perché non è né metallizzato ma non è neanche opaco e non riflette, quindi è come delle perle che però non riflettono. La linea mi piace, ci sono delle colorazioni che mi piacciono moltissimo come il bronzo, il marrone, questo secondo me è super evitabile. Casellina 15, abbiamo la Makeup Blender di Maybelline New York. Oddio, mi sembra durissima, però spugnosa, non compatta esteriormente. Le blender comunque non si possono giudicare fino a che non si utilizzano, quindi non la giudicherò per ora, però mi sembra veramente dura, dura, dura. In ogni caso un altro accessorio super utile. Siamo alla casellina 16. Una delle caselline meno entusiasmanti. Abbiamo della linea Fit Me un primer mattificante per peli da normali a oleose grasse, soltanto che sono 10 ml. Dietro c'è scritto vietata la vendita, proprio campioncino raga, cioè qua c'è scritto campioncino. Se fosse una persona andrebbe in giro scritto campioncino, ed è un peccato. Però 31 caselle, me l'aspetto anche un campioncino, sempre meglio di Fenty. Numero 17, il 17 che porta male, vediamo se a noi porta bene. Oddio, pensavo fosse lo Sky High perché ha proprio lo stesso pack. Ah, ho capito questo qual è, l'ho capito dallo scovolino, che è molto diverso da quello dello Sky High. Adesso ve lo faccio vedere, c'è una differenza abissale.
Cioè, proprio due scovolini completamente diversi. Ciglia sensazionali. Perfetto. Ok, altri mascara da aggiungere alla collezione. E sulla casellina 18, mentre la apro, voglio farvi la domanda mystery. Non mi avete mai raccontato come avete festeggiato i vostri 18 anni. Quindi se non li avete ancora festeggiati, siete piccoline. Amori, vi vogliamo tanto bene. Tanti cuori per voi. Siete le nostre piccole ladies e piccoli ladies. Quindi fateci sapere qui sotto. Tra l'altro, bellissima. Una casella meravigliosa, e avrei voluto usare questa ai miei 18 anni, adesso vi racconto. Se invece come me li avete festeggiati anche da un po', anche da 40 anni, non mi interessa, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa avete fatto per i vostri 18 anni, hashtag domanda mystery. Allora, a me non sono mai piaciuti tanto i 18esimi, cioè ci andavo ovviamente, io prima di aver fatto 18 anni l'hanno fatti tutti quelli della mia classe e non solo, perché sono andata a fine anno. Non mi piacevano, avendone vissuti tanti di 18esimi, quelli fatti tipo in una sorta di discoteca, soprattutto perché c'era sempre quella parte molto awkward da me, in zona mia dove hanno fatto i 18esimi, dove tipo dai venite a ballare, e nessuno veniva a ballare, quindi non mi facevano impazzire. Quando è stato il mio turno, io ho voluto farlo con una cena, però volevo vedere tutti i miei amici, quindi non volevo neanche, che dito in culo io posso dire, una palla al piede, vabbè, non volevo il tavolo a ferro di cavallo. Perché poi dico, ma se io sto qui, cioè non vedo tutti quelli che stanno di qua. Abbiamo preso tipo una sala in un ristorante, abbiamo fatto unire tutti i tavoli e quindi era un mega tavolo rettangolare. Però è stato bello, cioè me la ricordo come una serata piacevole, ho festeggiato 18 anni senza troppo stress. Ma ho sbagliato totalmente make-up e outfit. Col senno di poi, siccome sono uscita inverno, in teoria avrei dovuto essere valorizzata da quello che mi sono messa. La verità è che ero sbattuta, quando ricordo le foto mi vergogno, ero brutta, cioè brutta, e quello che mi ero messa non mi valorizzava, nonostante io avessi messo nero e argento. Fine anno quindi ero bianca, come un cencio, non mi sapevo truccare perché io ho iniziato a truccarmi l'anno prima, ho fatto questo trucco nero e argento, quindi oggi mi è venuto in mente, con lo scotch qui, quindi avevo fatto tutta la riga nera, precisa, proprio geometrica. Brutta, però all'epoca i tutorial quello consigliavano e evidentemente mi piaceva pure. E sicuramente ho utilizzato qualcosa di Essence, c'era un duo di Essence, ombretto in crema nero e ombretto, diciamo che era un po' grigio scuro, in polvere, questo duo. Poi vi devo dire, non ricordo di aver utilizzato molti altri prodotti, sicuramente le sopracciglia non le ho toccate. Tutte queste cose insieme non mi stavano bene. Ho scelto un vestito, raga, un vestito il 28 dicembre, corto, ma perché? No, tornando indietro, sicuramente vestito lungo. Poi no, avevo questo vestito, vabbè, nero con questa fascia qui, credo argento oppure nera, pieno di ruche qui sopra, non so se sapete cosa sono le ruche, e anche sulla gonna, quindi sopra le ginocchia. Io odio le mie ginocchia, non mi chiedete, e sono andata a cercare delle scarpe argento, tutte piene di glitter, proprio che quando le toccavi erano ruvide, dal cinese. No, vi giuro, cioè io se ci ripenso è imbarazzante, cioè è impossibile non ridere, ma allo stesso tempo vabbè, chi se ne frega. Però ho sbagliato completamente, sì, il trucco, e di quello mi dispiace. Vieni qua, Maradona! Allora Bri invece farà 18 anni tra un po' di anni e faremo una grande festa. Ma non avremo più le caselle, perché lei sta proprio sopra il calendario dell'avvento, raga. Vabbè, intanto vi faccio vedere la casella 18, poi magari cambia idea e se ne va. La casella 18 contiene proprio uno dei color tattoo che sono tra i miei preferiti. Non so se ho utilizzato questo o meno nel mio primo video su YouTube, quasi 10 anni fa. On and On Bronze. Cioè, è proprio lui. Bellissimo, cioè, è un colore stupendo. Ve lo devo sbocciare, perché se è come ricordo io, è bellissimo. Ma è proprio diverso da quello bianco, è molto più cremoso, guardate com'è riflettente. Cioè, questo è veramente un marrone metallizzato. Non è troppo caldo, quindi sta benissimo anche sui looks e sugli smoky caffè. Si sfuma bene sull'occhio. Ma oh, vi giuro, penso che riprenderò ad utilizzarlo e mi ricorderà i tempi di quando ero più piccolina. Bello! Sono contenta che ci sia. E poi si fissa, adesso lo tolgo subito, ma in realtà si fissa molto bene sugli occhi. Che facciamo, Bri? Certo, mamma, non è facile, è così. 19, che poi è enorme, ma pesa niente. Silicon, Silicon, e fino a lì non ci piove. Reinigungspad, che secondo me è una spugnetta in silicone che non mi piacerà. Ah no, invece mi piace. Cioè, mi piace un parolone. Pensavo fosse, vi ricordate che c'è stato il periodo delle spugnette in silicone per applicare il fondotinta? Era ok per fare tapping, ma ci mettevi una vita. E col senno del poi è stato soltanto un trend che ha affascinato per un po' di tempo, ma non è durato. Questo invece ha la ventosa e ha tutte delle palline in silicone ed è perfetto per lavare i pennellini, soprattutto quelli degli occhi. Oh, oppela. Vai, aperto sì. Oh, perfetto, così mo tieni pure aperto. Ecco qua. Numero, credo 20.
Prodotto che abbiamo trovato anche lo scorso anno, il Baby Skin. Questo è un primer ultra siliconico, effettivamente, che va a coprire, più che a coprire, a quasi riempire i pori. È anche parecchio oleoso, quindi non, secondo me, super adatto. Io non lo consiglio tantissimo alle pelli grasse o misto grasse. Numero 21, matita sempre della linea Color Sensational, però Dusty Rose. Quindi un rosa un pochino più marroncino, ma secondo me anche questa è molto chiara. Sì, posso dire anche una ripetizione inutile? Cioè, è questa. E questa è quella di prima. Non ha molto senso. Tra le due comunque preferisco questa, eh. Facciamo la 22 e la 23 e vediamo che cosa ci lascia per Natale e Vigilia. Abbiamo un altro smalto, questa volta un po' color talpa, e si chiama Muted Mocha 932, quindi, ma sì dai, è un bel marroncino freddino, molto chiaro. E 23... Oh, 23, una casella che piace a me, perché qui abbiamo un bellissimo pennellino marchiato Maybelline, carino perché non ce l'ho, proprio da applicazione. Secondo me questo è buono anche per fare una cat crease, non vorrei esagerare, però mi sembra abbastanza adatto perché non è assolutamente un pennellino per sfumare, ma per applicare un ombretto, magari qui, se adesso volessi fare una cat crease, tagliare qua la piega, mettere qui un pennello lungo nel calendario dell'avvento. Cioè, non li troviamo quasi mai i pennelli lunghi, con il manico lungo, come si deve. Quindi questa è una casellina che mi piace. Non sto scampanellando oggi, perché io vorrei veramente vivere un po' di natalizio. Questo, vabbè, è un calendario dell'avvento, dove l'avvento è il capodanno. Ma vediamo che cosa ci riserva comunque a Vigilia e a Natale. Perché, nonostante tutto, anche chi ha fatto il calendario sa che questi due giorni sono Vigilia e Natale. Quindi spero che abbia pensato a mettere qualcosa di carino, di speciale. They did. L'hanno fatto! Al 24 troviamo un mascara full size della linea Sky High, ma stavolta è nella sua versione Cosmic Black. Quindi lo scovolino è lo stesso dello Sky High. Il packaging è molto più bello, mi piace tantissimo. Ha anche queste stelline, tutto rose gold, ma poi bello con la base nera. Si chiude anche molto bene. Cosmic Black, però, non so effettivamente cosa cambia, perché non c'è scritto né che è waterproof. Sarà semplicemente più nero, tipo quando fanno le versioni nere e extra nere. C'era anche lo spoiler qui fuori, non ve l'ho fatto vedere prima apposta. C'era scritto che include anche il mascara Sky High Cosmic Black, quindi sarà la casellina forse più nuova, con la novità più recente che troviamo all'interno di questo calendario. Vediamo se a Natale ci hanno lasciato comunque qualche chicca, oppure se non l'hanno considerato. Secondo me non l'hanno considerato. Però è un prodotto che non c'era l'anno scorso, Express Brow. È un mascara per le sopracciglia, trasparente, quindi dovrebbe fissare così ad occhio. Mi sembra troppo poco appiccicoso per le mie, che hanno bisogno di una roba più collosa. Però magari qualcuno può apprezzare, può sempre servire, va sempre bene per qualsiasi persona. Queste sono le caselle che ci rimangono una volta aperte quelle di Natale, della Vigilia, e sono comunque tante. Cioè, questo è un aspetto da tenere in considerazione. È una cosa extra che praticamente pochissimi brand fanno, e può essere una cosa che piace a tanti. Santo Stefano, cosa ci nascondi? Bello! Finalmente, l'anno scorso ne abbiamo trovati tanti di rossetti, e mi piacciono i rossetti di Maybelline. Dicevo, ma dove stanno? Rose Diamonds. Allora, questo o mi diventa un trend, o non so come usarlo, perché è un rosa metallizzato Barbie per le labbra, proprio glitteroso, che ha anche il suo perché. Cioè, se adesso faccio una lip combo su un social a caso, dove poi metto questo, magari, oddio, il rossetto rosa glitterato. Così funziona adesso. Ma normalmente questa sarebbe una cosa che non metterei granché. Inserita in delle combo potrebbe starci, ma tosta inserirlo così. Non so se considerare prodotti natalizi o prodotti per Capodanno, ma in ogni caso questo è natalizio, questo è per Capodanno e basta. Abbiamo trovato alla casella 27 una matita nera, numero 33. Non è della linea Tattoo Liner, ma è una Line Refine, ed è un casual, quindi avrà una punta molto morbida, però meno nera. E infatti si vede anche accanto a quella blu, tra le due la più intensa è la blu, e quando c'è un nero questo è strano. Quindi anche questa qui è una casella che non apprezzo tantissimo. Ma arriviamo al motivo per cui a me piace e piacerebbe aprire un calendario anche da 31 caselle a dicembre, perché io sono nata il 28. Però che brutto regalo di compleanno Maybelline che mi hai fatto. Mi pare sia orrendo, non ci posso credere. Io prima vi ho parlato di me che ai miei 18 anni mi sono messa questi, capito? Però scotch. E questi invece sono
fatti apposta perché sono delle garze adesive da mettere. C'è proprio la foto. C'è. No, vabbè, bellissima questa cosa. Sembra fatta apposta. Vi giuro, io non so cosa c'è nel calendario, quindi non potevo saperlo. Ma poi al 28, che è il giorno del mio compleanno, e vi ho parlato di un mio compleanno. Cioè, una cosa che so che non utilizzerò, perché non lo faccio più. Però diciamo che effettivamente quando inizi a truccarti possono anche essere utili. Però dopo sfumate un pochino con un pennellino, altrimenti è troppo netta la linea. Vediamo se la 29 mi darà più soddisfazione. No, perché ho uno smalto e non lo utilizzo. Però si chiama Nude Flush questo smaltino ed è pieno di glitterini. È un nude rosato carne, perché non è un rosa baby, pieno di glitterini dal vivo. Già più capodannesco. Che buon odore che hanno gli smalti di Maybelline. 30 dicembre. Mai visto questo prodotto? Pensate, è il Super Stay Eraser. È un lip color remover, quindi uno struccante fatto sotto forma di lip balm. Uno struccante per labbra. Effettivamente ha senso, perché sicuramente questo sarà in parte un olio cera solido. E quindi sapete che l'olio scioglie bene tutto quanto il make-up. E ha senso che l'abbiano fatto anche a forma di... Cioè, è comodo, no? Immaginate quei rossetti liquidi di tinte che proprio sono difficili da struccare. Carino. Certo, è più uno sfizio. È più uno sfizio. Perché poi metterselo al bagno, lo useresti? Cioè, mentre ti stai struccando tutta quanta... Ecco, io ho già iniziato. Mentre ti stai struccando bene con il tuo balsamo, l'olio... Cioè, vai a prendere una cosa a parte per le labbra? Se il tuo struccante non è forte, sì. Ma i miei lo sono. Quindi se uso un balsamo struccante mi strucca tutto. L'ultima casella, che mi sembra un po' piccola per regalarci una gioia. Però voi pensate, l'ultimo giorno dell'anno, dopo che per un mese avete per tutto questo calendario, vi devo dire, per me sta a metà tra i top e i flop, non mi ha fatta impazzire. Però comunque è tutto make-up, quindi avete investito bene magari i vostri soldi, perché vi piace, cioè volevate avere tutto quello che c'è all'interno di questo calendario. L'ultima casella, che gioia vi regalerà? Che cosa ci regalerà? È Capodanno, tu stasera mi devi far brillare, Maybelline. Ho fatto la cacca fuori. Quando? Se lo prendiamo come calendario dell'avvento natalizio, se ci rendiamo conto che questa qui l'abbiamo trovata il 31 dicembre e non il 24-25, no, perché io il 31 sera vorrei qualcosa di brillante, cioè sarebbe stato bello un eyeliner glitterato, un ombretto glitterato, qualcosa più di... Sì, io penso al glitter il 31, ma le labbra rosse con il Super Stay Matte Ink, che è un prodotto stupendo in sé per sé, è un bellissimo prodotto, a me piace tantissimo soprattutto nelle sue colorazioni nude. Anche questo rosso sarà meraviglioso. Dove ce lo mettiamo? Qua vicino al rossetto, così vediamo anche la differenza. E vabbè, questo è più intenso, c'è niente da fare, è bellissimo. Si asciuga, le labbra rosse belle, io le voglio a Natale. Io le voglio a Natale, le labbra rosse. Poi vabbè, le posso mettere pure a Capodanno e tutto il resto dell'anno, perché che bello a Capodanno e si mette bello tutto l'anno. Sicuramente uno dei prodotti di punta. Hanno fatto bene a metterne uno il 24 e uno il 31, ma li avrei invertiti, perché questo proprio Natale, rosso Natale, anche se a Capodanno si indossa l'intimo rosso, ok? Però questo è proprio nero, quindi la notte di Capodanno, con qui che ci sono tutte le stelline, tutto rose gold con queste stelline. Mi sa più di Capodanno e questo mi sa più di Natale, ma questa sono io, cioè, perché io penso ogni volta quando apro la casella che giorno sarà e l'emozione che mi può dare e quanto è in linea con quel giorno. Quindi io avrei semplicemente invertito le caselle, però in generale poi alla fine te li trovi tutti e due e sono tutti e due bellissimi prodotti full size che si utilizzano. Più o meno questi sono i colori del calendario più l'ombretto marrone. Rimuovo tutto perché vado a fare le mie considerazioni finali. Calendario è finito e è arrivato il momento di condividere che cosa ne penso. Mi è piaciuto forse più quello dell'anno scorso, a memoria, per alcune colorazioni trovate, e invertirei la casella del 24 con quella del 31. Se lo comprate, fidatevi, secondo me vi piacerà più. Cioè, sono 31 prodotti, sono tanti. Non abbiamo trovato accessori stupidini, cose che non si usano. Forse uno, ecco, uno sì. Il giorno del mio compleanno, vabbè, non fa niente. Non me la prendo. È più che altro una cosa di colorazioni quest'anno che non mi ha fatta dire wow. Non l'ho trovato né capodannesco né natalizio. Lasciando lo spirito natalizio o del capodanno, dei festeggiamenti a parte, c'è tantissimo make-up, c'è quasi tutto make-up, con qualche sorpresa
di skincare ma legata al makeup, comunque è piena di prodotti che poi secondo me si utilizzano on a daily basis, quindi nelle nostre makeup routine, tante mini size che possono essere utilizzate per i viaggi, ve lo dico io in primis perché le mini size dello scorso anno le ho utilizzate nei miei viaggi anche di quest'anno. Quindi per 70 euro, devo pensare bene, 70 euro, alla fine voi siete più bravi di me. Cioè io vivo il momento e poi indipendentemente dal fatto che io dico se mi è piaciuto o meno, tutte le mie reazioni mi fanno scegliere o meno di acquistare o no il calendario. Cioè ci sono dei calendari dove io mi rendo conto che alla fine magari dico ma non lo so se mi ha convinta, eppure avendo visto tutte le caselle, avendo visto tutte le mie reazioni ha convinto già voi. Quindi chi, a chi piace, piacerà. Come posso dire, le mie considerazioni finali non sempre, anzi secondo me quasi mai, influiscono effettivamente sul far acquistare o meno un prodotto, quanto più tutta la mia apertura del calendario. Sono la prima forse a non rendersi conto, a non saper fare una stima di mi è piaciuto o non mi è piaciuto. In generale, se volete un bel calendario di tanti prodotti, perché qui ce ne sono 31, e di tanto tanto makeup, vi piacerà, sappiate solo che ci sono tanti mascara. Maybelline uguale mascara e anche un po' smalti, quindi... ecco, di queste due categorie ne troverete un po'. Secondo me può accontentare tante persone e quelle che vogliono un calendario prettamente di make-up, ad esempio. Io fossi in voi, se siete indecisi, farei un paragone in questo caso con quello di Revolution, che anche era tanto tanto make-up e siamo sempre sui, in quel caso, 55 euro. Questo 70 però ha 6-7 caselle in più. Sarei indecisa tra quei due fossi in voi, se non avete mai avuto nessuno dei due, quindi andate a vedere anche per le colorazioni all'interno e poi scegliete il vostro calendario dell'avvento. Io sarò qui ad aiutarvi per ancora un sacco di tempo, quindi iscrivetevi al canale se non l'avete fatto per non perdervi gli altri. Io vi mando un super bacio, vi aspetto su Instagram e TikTok come sempre, seguitemi anche lì e qui vi lascio dei video che magari avete perso e potete recuperare dopo questo qui. Bye ladies, see you soon!